È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Otto risultati utili e sei pareggi consecutivi per la SPAL, che ospita una Roma obbligata a vincere per non perdere il terzo posto. Ma i giallorossi devono pensare anche alla sfida di Champions contro il Liverpool e fanno turnover. Fuori 5 big e debutto per Jonathan Silva, subito pericoloso. Felipe la calcia male, il recupero di Al-Sharawi, Al-Sharawi con il destro, pallone sul fondo con deviazione. Perde palla, la ritrova adesso Strootman che allarga per Pellegrini, la rimette in mezzo, è decisiva la zampata, forse Vicari che tocca, va ad anticipare Strootman sul cross basso di Pellegrini. Bel palleggio di Al-Sharawi, riesce a toccarla per Nainggolan, può aprire dall'altro lato Lorenzo Pellegrini, grandissimo Meret. Bruno Peres, lo scambio corto con Schick, morbido dentro per Al-Sharawi, altro miracolo di Meret. La Roma costruisce tantissime occasioni ma non riesce a chiuderla, almeno nel primo tempo. Con la battuta di Jonathan Silva, lo stacco di Simic, si coordina da Nainggolan, la deviazione forse di Patrick Schick e il raddoppio Roma. Bene Antenucci, può andarsene Paloschi, il suo palleggio ai 16 metri, deve far tutto da solo, cerca spazio per il destro, la manona di Alisson e poi Antenucci anticipato da Bruno Peres. Al-Sharawi, bello il controllo a seguire, la mette sul mancino, la mano di Meret. Pellegrini la mette dentro col sinistro e fanno tre, arriva il primo centro in campionato per Patrick Schick. La Roma mette fine alla striscia della SPAL, conferma il terzo posto e mette nel mirino il Liverpool. I biancoazzurri tremano, devono guardarsi le spalle. Quando si vince il turnover funziona sempre, però nella crescita generale di questa squadra noi dobbiamo essere bravi a cercare di ruotare determinati giocatori, perché è impensabile, e lo ridico sempre per la stessa volta, che per me questo turnover manca, esiste nella mia testa, perché esiste una squadra che è la Roma, che è composta da tanti giocatori dove tutti per il modo mio di lavorare devono sentirsi protagonisti, e in questi giorni ne abbiamo avuto la dimostrazione.